So che sono presenti i figli di Bruno Dell'Amico, che è l'autore del filmato L'ultima fumata, che è un filmato relativo appunto alla marmifera, che proietteremo alla fine dell'incontro. Detto questo, non mi resta che lasciare la parola a Sara. Voi che siete qua oggi pomeriggio e vedervi così tanti sinceramente riscalda il cuore, perché innanzitutto è una cosa che a noi concittadini, noi cittadini di Carrara, probabilmente ci unisce, ecco, è una cosa importante, la marmifera. Io inizio con dire una cosa personale, scusatemi se la metto nel personale, ma siccome la marmifera è stata dismessa non moltissimi anni fa, diciamo che è iniziato nel 1964 lo smantellamento vero e buono, io stessa ricordo da bambina quando scappavo dalle case e con le amichette mi inoltravo nei campi che erano vicino ai ponti di Anderlino, ci si arrampicava sopra e si cominciava come bambini esploratori questa strada ferrata che andava verso la località, verso diciamo Fonca, nella zona diciamo ed era una fantasia meravigliosa, ci sembrava di essere dei pionieri, degli scopritori, perché in quella zona non passavano i treni, quindi non potevamo fare quello che volevamo, ci sentivamo liberi. Poi, da più grande, ho capito che cos'era quella strada ferrata e perché nessun treno ci passava, perché la marmifera era stata appunto iniziata a smantellare in un anno relativamente vicino, nel 64, era stata inaugurata nell'876 ci fu questa esigenza. La ferrovia cosa fa? La ferrovia unifica, è stata un pochino anche il leitmotiv dell'Unione dell'Italia, la ferrovia ha unito i paesi, le popolazioni, ha unito le culture. Nelle nostre terre la ferrovia ha unito quello che era un'esigenza di movimento con un'esigenza di lavoro, perché la marmifera si occupava soprattutto, appunto, come lo dice il nome, di portare i blocchi dal monte verso i piazzali di lavorazione e soprattutto verso il mare, perché ricordiamo che a Marina di Carrara abbiamo un porto commerciale che in quegli anni, specialmente negli anni in cui c'erano ancora i famosi buscaiol, c'era una grande attività di trasporto. E quindi questo è il fascino che noi probabilmente abbiamo ancora dentro, evoca veramente fascino questa nostra strada ferrata che ancora abbiamo negli occhi. L'occasione di oggi qual è? È duplice. Innanzitutto è far capire che c'è ancora un'attenzione molto alta verso quella che è la tutela del nostro territorio, della nostra tradizione, della nostra cultura, e l'occasione di un disegno di legge presentato alla Camera innanzitutto il 2670, che legandosi a quelli che sono i progetti di valorizzazione e di incentivazione al turismo e alla cultura, coinvolgendo sia il Ministro della Cultura che il Ministro dei Trasporti, che ovviamente è il Ministro delle Finanze, ha proposto di attenzionare a livello nazionale alcune tratte storiche laddove poter finalmente investire. Perché? Perché le nostre antiche ferrovie, i nostri antichi luoghi della storia sono fonte di interesse, non solo nazionale, ma soprattutto europeo e direi mondiale. In questi anni c'è una grande esigenza di un turismo di qualità, un turismo legato alla cultura. E quale migliore occasione sarebbe per noi di Carrara che nell'elenco delle ferrovie, delle tratte ferroviarie nazionali, fosse naturalmente inglobata la marmifera di Carrara, ma per molti motivi, per tantissimi motivi, riportati nello stesso disegno di legge. Il disegno di legge è quasi un vestito cucito addosso per il nostro caso. Perché dico questo? Perché all'articolo 2,6, io qui con me il disegno di legge, sono le specifiche che devono avere queste linee ferroviarie, si fa un riferimento fantastico per la nostra situazione.
dove si dice testualmente: nell'ambito dell'individuazione delle tratte di cui al presente articolo, particolare attenzione è prestata alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esempio, siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica. Ecco, in queste due righe, luoghi di ripresa cinematografica, noi abbiamo fatto un salto sulla sedia, perché la nostra Marmifera di Carrara, noi abbiamo l'onore di essere stati immortalati cinematograficamente dai famosi fratelli Lumière, gli inventori del cinema. E questo nel 1897, pensate voi, cioè le primissime pellicole che venivano girate a livello mondiale venivano girate a Carrara, venivano girate sulla nostra Marmifera esattamente all'uscita della galleria nella stazione di Fantiscritti. In rete potete trovare questo documento, non so se dopo avremo modo di vederlo, sono 50 secondi, in bianco e nero ovviamente, di buona qualità, dove si vede l'uscita del treno dalla galleria, l'uscita del treno sbuffante, alcune persone che lo attendono, e si vede il treno che si ferma, e ovviamente sul treno ci sono blocchi di marmo estratti con la vecchia tecnica e tanti cavatori. Io ho notato una cosa, probabilmente anche perché sapevano di che cosa stavano facendo, cioè sapevano che era il momento ripreso, una cosa nuova, saltellano come dei bambini felici, quasi in modo esagerato, perché probabilmente sapevano che stavano facendo parte di un progetto eccezionale, quello di lasciare al futuro uno dei primissimi capolavori del cinema, oltretutto pluripremiato a livello mondiale. E mi piace anche ricordare una cosa, proprio perché quanto possa essere perfetto questo disegno di legge per il nostro caso. Chi si accorse che questa pellicola ritraeva i conti di Vara, ritraeva la Marmifera? Non è che la gente nel mondo aveva subito capito la località. E allora pensate bene, fu uno studente belga, però nato a Carrara, che si occupava di cinematografia, che casualmente, vedendo il filmato, disse: questa è Carrara, questi sono i ponti di Vara, questa è la Marmifera. E da lì allora si cominciò a divulgare questa notizia che noi abbiamo questa rarità, questa meraviglia. E questo è perfetto per il nostro disegno di legge, perfetto perché ci porta al centro dell'attenzione, io direi quasi mondiale a questo punto. Per quello che riguarda la storia della Marmifera, poi più di me saranno gli esperti, non sono esperti della materia, perché ovviamente in questi anni molti concittadini hanno avuto modo di approfondire, non più tardi di qualche tempo fa una studentessa dell'università ha fatto una tesi, ma ci sono tantissimi progetti di riqualificazione, di studio. Allora, la Marmifera brevemente ebbe il suo più alto sviluppo durante gli anni, diciamo, i primi del Novecento. Nel 1923 si raggiunse il picco del frutto, si trasportarono a valle quell'anno attraverso la Marmifera 500.000 tonnellate di marmo. Poi piano piano sappiamo quello che è successo con la crisi del 29, una crisi economica che comunque in tutti i settori si sentì, compreso quello del trasporto del marmo, del vendita del marmo. Più piano piano abbiamo avuto purtroppo gli eventi della guerra, i bombardamenti che comunque toccarono anche alcune strutture della nostra Marmifera, piano piano un declino inesorabile con l'avvento del trasporto su gomma, fino al punto, appunto, come dicevo all'inizio, del 64, la decisione di non usare più questa linea, che inizialmente veniva usata per due cose, sia per il trasporto dei blocchi ma anche per il trasporto delle persone, ricordiamocelo sempre, perché la tratta che collegava il monte ad Arezza, la stazione al mare, portava anche la gente, era un mezzo di trasporto perfetto. Ora cosa succede? Succede che a livello europeo ci sono dei suggerimenti che vengono poi lanciati ai vari paesi, tra questi ovviamente noi in Italia. Un suggerimento che dice che noi dobbiamo sviluppare quelli che sono i sistemi di movimentazione il più possibile ecologico, ecosostenibile. E cosa c'è di meglio di un treno? Di un treno locale che potrebbe essere
utilizzato per la valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio. Voi pensate solamente alla possibilità di collegare un treno, un percorso dal mare, quindi di nuovo magari un turismo legato al mare, di crociera, che potrebbe usufruire del mezzo facendo un viaggio nel tempo con un paesaggio, una natura unica nel suo genere, le cave di Carrara, le nostre montagne, le nostre vette che sono al picco del mare, non ce l'ha nessuno al mondo se non noi. Abbiamo una varietà infinita non solo di cose belle, ma anche di fiori, di piante che sono tipiche delle nostre Alpi Apuane, e non per ultime quelle che sono le nostre specialità enogastronomiche, il lardo di Colonnata, conosciuto in tutto il mondo. Insomma, una leva che sarebbe veramente fondamentale per poter spingere questo nostro paese a diventare quello che merita, una delle città più importanti del mondo, almeno per le proprie attrattive turistiche e di lavoro. Io come portavoce al Senato, sapendo di questo disegno di legge, ho attenzionato immediatamente presentando un atto che dice che questa opportunità per noi di Carrara non può essere assolutamente persa, proprio perché ci sono tutti i requisiti nel disegno di legge, che poi meglio di me spiegherà Diego, che lui è proprio nell'ottava commissione, perché questo disegno di legge è stato incardinato nella commissione trasporti. Ecco, noi abbiamo veramente tutte le carte in regola per far parte di questo progetto. Vuol dire investimenti, vuol dire futuro, vuol dire progetti. Badate bene, non possiamo noi pensare che se questa cosa andasse veramente in porto da subito, nel giro di poco tempo avremo tutto. Questo è un inizio per poter intanto confrontarci fra di noi, chiederci fra cittadini che cosa vogliamo fare, come possiamo farlo al meglio. È un progetto per la rivalizzazione dei caselli, delle strutture, delle strade ferrate o di tutto quello che può essere utile per lo sviluppo del nostro territorio. Io adesso non rubo altro tempo perché le cose da dire sarebbero veramente molte. Lascio il posto e lo spazio a Paolo e a Diego e vi ringrazio per l'attenzione. Interessati a questo argomento che riguarda proprio la nostra storia. Tutti abbiamo il ricordo di un nonno, di una nonna che ci ha parlato della marmifera o dei genitori, e sinceramente questo è un pezzo della nostra storia, e approfondendo l'argomento effettivamente è affascinante, sia perché intreccia questioni che riguardano la storia più antica come i fratelli Lumière, e sia perché intreccia anche un sogno che era quello di dotare l'Italia di infrastrutture d'avanguardia, e Carrara non fu da meno in quegli anni. Ora, per quanto riguarda le ferrovie storiche turistiche, quello che io farò sarà un inquadramento generale per vedere anche quelle che sono le best practice in altri paesi e in Italia, perché a volte sono state poste delle critiche sulla fattibilità del progetto, ma in realtà anche il fatto che tutt'oggi molti studenti universitari decidono di dedicare la loro tesi di architettura proprio a un riutilizzo del tracciato della ferrovia marmifera dimostra che la possibilità di attuare un recupero esiste. E il disegno di legge 2670, che in questi giorni è in discussione alla Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni del Senato, dimostra che c'è anche un interesse del legislatore a tutelare le iniziative che potrebbero rendere questo progetto realizzabile. Ora, il patrimonio ferroviario che noi abbiamo in Italia è un patrimonio antico. Il primo tracciato è quello del Regno delle Due Sicilie, la Napoli-Portici, del 1839. Gli stati preunitari costruirono una serie di infrastrutture, soprattutto nel Regno di Sardegna, nel Regno Lombardo-Veneto e nel Granducato di Toscana.
Ma il vero sviluppo ferroviario avviene nel 1861 con l'Unità d'Italia, perché la ferrovia viene ritenuto uno strumento fondamentale che avrebbe potuto unire maggiormente le varie città d'Italia. E più compagnie ferroviarie in quel periodo sono attive nella penisola e dotano appunto tutto il paese di strade ferrate. Il legislatore è molto attento a questa attività e proprio per questo vengono varate una serie di leggi che incentivano le strade ferrate. E in questo scenario di grande espansione ferroviaria si inserisce la nostra ferrovia marmifera, che viene inaugurata nel 1876. Ora, la storia della marmifera è veramente ricca, tra l'altro è frutto di progetti che sono anteriori al 1876 e da questo punto di vista io vi invito a andare all'archivio della marmifera, che è conservato alla Biblioteca Civica, una raccolta organica che ci fa capire tutta la storia e la sua importanza e che è un patrimonio che è inserito nel sistema informativo unificato per le soprintendenze archivistiche e che può essere, come catalogo, consultato anche online. Negli anni 50-60 poi inizia il trasporto su gomma e le strade ferrate vengono meno e le ferrovie iniziano a avere una battuta d'arresto in quasi tutta Europa. Lo sviluppo diventa quello della motorizzazione privata e gli investimenti vengono rivolti soprattutto alla rete autostradale, quindi iniziano le grandi opere pubbliche che noi tutti conosciamo come l'Autostrada del Sole e a questo punto le ferrovie iniziano a incontrare un periodo di declino. Questa è l'inaugurazione dell'Autostrada del Sole. Quello che avviene a Carrara con la dismissione della marmifera e quello che avviene anche per altre tratte ferroviarie in Italia avviene anche in altri paesi europei, per esempio il Regno Unito, dove un piano di ristrutturazione della rete ferroviaria porta a una riduzione appunto delle ferrovie negli anni 60 con un ulteriore taglio all'epoca della Thatcher e similmente in Spagna, dove esiste un patrimonio ferroviario paragonabile per estensione a quello italiano. È stato fatto un censimento delle linee ferroviarie dismesse in Italia e tra i vari dati che si trovano, quello di Giulio Senes, che è docente alla Facoltà di Agraria dell'Università di Milano, è quello che è più completo perché ha preso come pietra di paragone la cartografia del 1936 del Touring Club italiano e il quadro generale parla di circa 2000 km di linea ferroviaria non più in esercizio di proprietà delle Ferrovie dello Stato, altri 3000 km in concessione e poi circa 2700 km di linea in esercizio ma poco o nulla utilizzate. Quando si prendono in considerazione le ferrovie dismesse, sicuramente il punto di riferimento per quanto riguarda le best practice è il Regno Unito, dove la ferrovia è nata e da questo punto di vista il Regno Unito è stato il primo non solo a dotarsi di ferrovie, ma anche a organizzare e fondare delle associazioni per la tutela delle locomotive storiche e delle ferrovie già nel 1950. Con una prima associazione fondata nel Galles. E da questo punto di vista, effettivamente, la situazione è diametralmente opposta a quello che è avvenuto a Carrara, dove addirittura una locomotiva in quegli stessi anni della ferrovia marmifera fu distrutta per esigenze cinematografiche nel film La strada dei giganti. E da questo punto di vista si nota quindi una sensibilità molto diversa rispetto a quello che è avvenuto per esempio nel Regno Unito, dove le ferrovie storiche sono una realtà presente, ben radicata nel territorio, che attrae molti turisti e per di più con una ricerca proprio filologica del recupero ferroviario che riguarda sia il sedime ferroviario che le locomotive. E laddove in Inghilterra non riescono a trovare le locomotive storiche presenti nei magazzini, e non riescono a rimetterle in funzione, vengono ricostruite ex novo, proprio perché c'è una cultura da questo punto di vista che ha portato, quando la regina Elisabetta arrivò a
superare il record di longevità come monarca, a voler festeggiare questo avvenimento proprio con la riapertura di una ferrovia storico-turistica, la Scottish Borders, che è stata recuperata dopo 100 anni ed è tornata in funzione, tra l'altro con un mezzo storico che è quello che vedete nella foto e che viene tuttora usato accanto a dei mezzi moderni. Infatti le ferrovie turistiche non usano soltanto locomotive storiche, ma possono essere benissimo percorse anche da mezzi moderni. Certo, la locomotiva storica dà maggiormente il respiro del passato e quello che è la storia. Ci sono anche altre esperienze, che sono per esempio quella del Bernina, che è in Svizzera, e in Svizzera hanno puntato moltissimo sul turismo da questo punto di vista con i treni. Il Bernina è il più conosciuto, ma esistono anche moltissime altre reti. In Irlanda lo stesso, il governo finanzia il recupero delle ferrovie storiche e delle locomotive storiche, e accanto al recupero ferroviario esiste anche un'altra esperienza, anche questa nata in Inghilterra ma sviluppatasi poi maggiormente in Spagna, che è quello delle Greenways, note anche come Vias Verdes. Laddove non è possibile recuperare il sedime ferroviario e recuperare la viabilità e il trasporto, sono possibili anche queste greenways, che sono proprio delle strade per il trekking che riescono a restituire quella che è anche la storia del percorso ferroviario, e diventano dei veri e propri musei a cielo aperto, perché all'interno di queste vias verdes tutte quelle che sono le strutture ferroviarie, le stazioni, i vari caselli, diventano delle stazioni di sosta. Le più grandi sono state trasformate in ostelli per l'accoglienza dei turisti, oppure anche come semplici punti ristoro. E per questo progetto la Spagna ha ricevuto una menzione d'onore da parte delle Nazioni Unite, proprio perché in 20 anni sono riusciti a raggiungere più di 2000 chilometri di sedime recuperato, che è diventato percorso trekking, e questo ha dato alla Spagna un ruolo sicuramente importante per quanto riguarda questo tipo di recupero, inserito poi in un progetto più ampio che è la rete europea di Greenways, che è all'interno della dichiarazione di Lille. Ora, questo è quello che avviene nelle principali esperienze europee. Noi abbiamo a disposizione questo patrimonio che è non solo quello della ferrovia marmifera, ma è anche quello delle ferrovie dello Stato, del tracciato Carrara-San Martino, Carrara-Venza. E dobbiamo decidere cosa vogliamo fare di queste strutture, perché di certo la soluzione non può essere quella di lasciare queste strutture al degrado. E da questo punto di vista io ho trovato molto significative le parole di un editoriale di Italia Nostra del 2014, laddove nell'editoriale veniva scritto: ci sono ferrovie, specie in Svizzera, nate appositamente per scopi turistici, e il loro percorso finisce talvolta in cima ad una montagna, dove al di là di un albergo o ristorante si trovano solo sentieri da percorrere a piedi. Piange il cuore a ripensare alle ferrovie italiane scomparse. E questa parola, piange il cuore, mi ha colpito profondamente, perché sono state le stesse parole che ho sentito dire da molti concittadini di Carrara quando parlavano della ferrovia marmifera, che effettivamente potenzialmente ha una capacità attrattiva straordinaria, perché pensare questa ferrovia nell'Ottocento che dal mare arrivava fino alle Alpi Apuane è qualcosa di incredibile e che potrebbe essere recuperato. Ci sono delle iniziative fatte dalla Fondazione delle Ferrovie dello Stato, si chiamano Binari Senza Tempo, che hanno riattivato alcuni percorsi ferroviari storici, per esempio la Ferrovia dei Templi. Difatti, se in Svizzera in particolare si punta sull'aspetto naturalistico, in Italia si può puntare anche su un'attrattiva che è quella del nostro paesaggio, che è ricchissimo di giacimenti culturali, di archeologia, di arte, di storia. La Ferrovia dei Templi riesce a attrarre 4.500 turisti, più ci sono turisti che vanno appositamente per vedere i tracciati storici recuperati.
oppure la ferrovia del lago sul lago di Iseo, o la ferrovia della Val d'Orcia, la ferrovia del Parco, che è anche detta transiberiana d'Italia, che si trova nei boschi della Maiella. Tutte esperienze che ci fanno capire che un recupero può essere possibile anche da noi. E infine il Trenino Verde della Sardegna, che è riuscito a riattivare e a riportare il turismo in aree che non erano a tipica vocazione turistica per la Sardegna, perché erano le aree più interne, mentre la Sardegna è molto forte sul turismo a livello marittimo. E il Trenino Verde ha avuto anche un'altra peculiarità, quella di dare un bollino verde alle attività che sono legate alla realtà territoriale, quindi attività economiche legate a prodotti tipici, caseifici, prodotti enogastronomici appunto, oppure attività alberghiere ma a gestione familiare. È stato un modo anche di riattivare aree economiche che sono tendenzialmente aree depresse. Quindi l'idea di un treno turistico ha anche questa peculiarità. E noi abbiamo questi ponti, che sono i ponti di Vara, che non sono niente di meno rispetto a quello che avviene anche in Sardegna, come vedete. E abbiamo strutture che effettivamente sono impressionanti, ed è un peccato che non siano più utilizzate per quelle che erano la funzione che avevano originariamente. Questo è il ponte di ferro, sono immagini che sicuramente voi tutti conoscete, che avete visto, strutture che rimangono lì a verruginire, abbandonate, oppure la stazione di Misenia Inferiore, che anche da un punto di vista architettonico ha uno stile particolare. Sicuramente, se recuperata, sarebbe una bellissima realtà. I pezzi della ferrovia sono stati usati anche per delle recinzioni. In uno degli ultimi viaggi, dove siamo andati un po' alla ricerca, un itinerario dei luoghi della Marmifera, e questo sicuramente, diciamo, non era l'uso che era più adatto per dei binari. E accanto alla ferrovia Marmifera, come dicevo, c'è il tracciato San Martino-Carrara-Venza, che è all'interno dell'Atlante delle linee delle ferrovie dello Stato dismesse. Su questo noi abbiamo aperto un dialogo con la direzione centrale delle ferrovie dello Stato, che si è dimostrata molto sensibile all'argomento. La linea di 4,4 km, con un fabbricato viaggiatori, 4 case cantoniere e 9 ponti che sono ancora rimasti all'interno del tessuto urbano della nostra città. Questo è uno dei caselli dove, tra l'altro, abbiamo trovato anche la segnaletica delle ferrovie dello Stato che ne rivendica la proprietà, però è ormai abbandonato al degrado, tra l'altro vicino al Museo del Marmo, quindi sarebbe stato anche intelligente recuperarlo per ricordare anche al turista che va nel Museo del Marmo, ma la nostra stessa cittadinanza, un aspetto strettamente legato alla nostra storia. E questa era il fabbricato viaggiatori a San Martino. Sono strutture che è possibile recuperare perché le ferrovie dello Stato prevedono il comodato gratuito su queste strutture, e ci sono da compilare dei moduli, c'è da fare una manifestazione di interesse, e l'uso viene dato in comodato gratuito. E le opportunità ci sono, perché ci sono diverse esperienze nella nostra penisola che funzionano, tant'è che le Ferrovie dello Stato hanno realizzato questo dossier come rigenerare un patrimonio che raccoglie le principali esperienze positive in questo senso. Penso alla stazione di Stradella, che è una stazione ottocentesca a Pavia, c'è un info point per il turismo enogastronomico. Noi lo dicevamo prima, abbiamo Colonnata. Colonnata è un richiamo a livello nazionale, ma anche a livello europeo, prodotto che ha avuto il riconoscimento europeo, e loro hanno fatto una cosa simile per quanto riguarda l'Oltrepò Pavese, dove con fondi regionali, fondi della Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese, della Commissione europea, sono riusciti a ripristinare questa stazione per l'uso come info point per sviluppare i prodotti tipici della terra dell'Oltrepò. Vicino a noi le Cinque Terre, le stazioni di Corniglia e Manarola sono state recuperate come fabbricato viaggiatori e merci per la promozione turistica, con fondi regionali e della Commissione europea. Oppure anche in Sicilia, nella stazione di Rocca Lumera, pochi lo sanno, Quasimodo, che è nato a Rocca Lumera, era sia figlio che nipote di ferrovieri, e quindi hanno allestito questo museo all'interno proprio della stazione ferroviaria, mettendoci anche dei vagoni ferroviari storici.
E tutto questo ci dimostra, e queste sono alcune immagini del museo con la galleria fotografica realizzata all'interno dei vagoni e lo studio di Quasimodo ricostruito all'interno del fabbricato viaggiatori. Ci dimostra tutto questo che sono possibili delle esperienze alternative. L'ultima che vi segnalo, la stazione di Gaggiano vicino a Milano, è stata ripristinata come bottega del commercio ecosolidale dei prodotti coltivati sui terreni confiscati alla mafia. Quindi sicuramente vedere quegli edifici in quello stato non era, ecco, e non è la scelta che noi vogliamo per il nostro territorio. Infine chiudo con quelle che sono le normative più generali. A livello europeo il Comitato delle Regioni è intervenuto con un documento che è quello della pianificazione del trasporto ecocompatibile in Europa e da questo punto di vista, proprio anche per la questione delle CO2, il trasporto ferroviario è sicuramente con un impatto meno inquinante e poi a differenza anche di una strada ha bisogno di uno spazio minore soprattutto per quanto riguarda territori come quelli che possono essere all'interno di aree naturalistiche. C'è stato anche un libro bianco sulla politica comune dei trasporti e soprattutto alla luce di queste linee guida europee la strategia italiana per il turismo sostenibile del Ministero dei Beni Culturali, dove le ferrovie storiche e turistiche vengono viste come una strada su cui puntare. Quindi le, diciamo, possibilità ci sono e speriamo un giorno di poter rivedere il nostro treno sulla nostra ferrovia. Vi ringrazio per l'attenzione. Di questa proposta di legge. Intanto chiariamo che questa proposta di legge non è del Movimento 5 Stelle. Questo per testimoniare il fatto che ci sono delle buone idee, adesso poi vi racconterò anche come è stata, come è nata questa proposta di legge, che ovviamente arrivano in Parlamento dal basso, dai territori, da categorie di portatori di interesse. E per a volte anche dei casi fortuiti arrivano all'approvazione di uno dei due rami del Parlamento dopo anche un tempo molto lungo. Dicevo, questa non è una proposta del Movimento 5 Stelle, ma come già dimostrato ampiamente in altri contesti, ovviamente se un'idea è buona noi prescindiamo dalla prima firma di queste iniziative e la appoggiamo pienamente. La proposta, io so che siete tutti esperti di come funziona l'iter parlamentare, so che è stata data una indicazione, magari c'è qualche curioso che poi vuole andare a spulciare su internet la proposta di legge, allora vi do qualche piccolo riferimento. Alla Camera l'atto è l'1178, mentre poi al Senato ha un atto, un numero diverso, una numerazione diversa. Il testo di legge è cambiato profondamente da come è stato depositato all'inizio nel 2013. È cambiato profondamente perché è nato su spinta, di alcuni appassionati che chiedevano in qualche modo che il Parlamento si occupasse di questo tema. E quindi in qualche modo avevano dato un'indicazione anche abbastanza specifica di 6 tratte ferroviarie che dovevano, in qualche modo rispecchiavano questa vocazione turistica. Quindi c'è stato un parlamentare, l'onorevole Diacono, che ha presentato questa proposta di legge e nonostante fosse stata incardinata nell'iter quindi di discussione alla Camera, è stata poi di fatto abbandonata per mesi. Quindi in questi 4 anni l'iter è andato un po' a rilento.
è montato però una, come dire, un interesse generale per questa proposta di legge, perché da tante regioni d'Italia, visto che abbiamo, siamo disseminati di questi tesori, un po' di archeologia industriale, un po' di come dire, tesori paesaggistici, culturali da rivalorizzare, dicevo, è montato un interesse generale che ha spinto, anche sulla base di iniziative che regioni portano avanti, come è stato appunto illustrato da tempo, quindi ci sono la Sardegna, l'Umbria, l'Abruzzo, la Sicilia, sono regioni che su questo tipo di interventi hanno investito da anni, quindi con manifestazioni che si svolgono anche annualmente, penso alla giornata delle, alla settimana delle ferrovie dimenticate, insomma, tra le altre che ha già citato Pierpaolo, ci sono quindi, c'è un interesse generale che ha fatto sentire un po' quest'onda di interesse anche al Parlamento, che quindi ha accelerato l'iter di questa proposta, che dicevo nel frattempo ha subito numerosi cambiamenti, perché da una proposta nata dal territorio con un focus molto specifico si è arricchita di una serie di contributi. Il Parlamento, come è solito fare, ha discusso con tutta una serie di soggetti istituzionali, penso all'Agenzia Nazionale di Sicurezza Ferroviaria, penso alla Federazione Italiana Ferrovie Turistiche Museali, che è quella in qualche modo che ricomprende anche i poli museali delle ferrovie dismesse, quindi tutta una serie di soggetti, l'Associazione Comodo, Confederazione della Mobilità Dolce, che racchiude altre associazioni che si occupano di mobilità sostenibile, quindi tutta una serie di soggetti che hanno dato i loro spunti, e ovviamente il testo della legge è migliorato tantissimo. Prima di parlare però delle cose buone che ci sono nella legge, voglio rimarcare un po' quello che poteva essere, migliorato e non è stato, diciamo, si è perso un po' un'occasione. Noi sappiamo che queste proposte di legge, o meglio, queste iniziative turistiche non stanno in piedi economicamente, perché per mantenere questa, questo tipo di iniziative, diciamo, in alcune esperienze che sono state fatte in Italia, è stato visto che con i vincoli attuali, quindi con tutta una serie di prescrizioni per i macchinisti, per le autorizzazioni, per tutto quello che concerne, oggi è molto difficile avere una sostenibilità economica. Ci sono ovviamente dei costi quando, diciamo, l'iniziativa non è immediatamente perseguibile, quindi quando l'infrastruttura non è immediatamente, come dire, utile, ci sono dei costi dovuti al ripristino, alla manutenzione straordinaria che bisogna fare per poter, diciamo, mettere in esercizio dei treni. Quindi da questo punto di vista si è persa l'occasione di stanziare delle risorse specifiche per poter rilanciare in maniera più diffusa questo tipo di proposte sul territorio. È chiaro che l'esperienza, il confronto con le esperienze però negli altri paesi europei, e faccio riferimento, sono documenti, insomma, che si trovano proprio perché c'è stata questa discussione alla Camera, faccio riferimento, dicevo, alla Francia, alla Germania, all'Austria, all'Inghilterra, che sono i paesi che più di tutti hanno già percorso questa strada, hanno dimostrato che in realtà sotto certe condizioni queste iniziative turistiche hanno non soltanto un loro equilibrio economico-finanziario, che è quello, diciamo, che interessa molto oggi alle casse pubbliche in tempi di vacche magre, ma hanno un ritorno nell'indotto, quindi tutta l'industria turistica, tutte le iniziative turistiche che possono, come dire, reggere e fare un po' da, appunto, da indotto. Quindi, diciamo, da questo punto di vista si è persa la possibilità di istituire un fondo che desse non soldi a pioggia, perché non è questo quello di cui abbiamo bisogno, perché di soldi ne abbiamo sperperati anche tanti, ma di dare la possibilità, diciamo, per quelle proposte che hanno una loro fattibilità, la possibilità di partire e quindi, diciamo, in qualche modo di avere anche un piccolo
un piccolo aiuto rispetto appunto a quelle iniziative che sono già in essere, appunto portate avanti con determinazione da alcune regioni. L'altra nota dolente dal mio punto di vista è che si è creata una discriminazione, perché ad oggi nella proposta di legge sono elencate 18 tratte che vengono classificate automaticamente come turistiche. Quindi siamo passati da una proposta di legge che quando è nata ne aveva 6 e adesso sono diventate 18. La nostra idea, ed era un'idea condivisa in commissione da tutte le forze politiche, è che cristallizzare in una proposta di legge quelle che sono poi le tratte che andranno, come dire, a essere definite turistiche, voleva dire che bisognava cambiare la legge tutte le volte che bisognava aggiungere o togliere una tratta ferroviaria. Quindi da questo punto di vista si è trovato un meccanismo snello in cui, diciamo, il meccanismo è duplice. Diciamo, la prima applicazione della legge prevede che queste 18 siano già identificate come turistiche. Il meccanismo che, diciamo, è quello ordinario, quello che sarà poi vigente una volta che la legge va a essere attuata, è la possibilità che le regioni facciano richiesta o altri soggetti, insomma, o al Ministero o alla Regione, in modo da avere tramite un registro dove c'è anche censito il materiale rotabile, quindi le locomotive e i vagoni, quindi dicevo, viene fatta una richiesta al Ministero, vengono valutate ovviamente dei vincoli, no? Quindi si vede, diciamo, se ci sono le condizioni non soltanto, diciamo, culturali, di attrattiva economica, ma anche di sicurezza e tutto quello, insomma, che compete a diversi organismi che devono vigilare sulla compatibilità di queste iniziative. E quindi, diciamo, c'è un meccanismo per cui queste 18 in realtà non sono le uniche che possono usufruire di condizioni vantaggiose. Faccio riferimento a condizioni vantaggiose perché ad oggi, senza questa legge, per la circolazione di questi treni si usano le stesse condizioni di circolazione adottate per il traffico commerciale. Quindi voi immaginate un treno regionale, un treno intercity, un Freccia o un'alta velocità, questi treni rispettano dei parametri, pensate anche alla chiusura delle portiere, agli spazi all'interno dei vagoni, alle condizioni di sicurezza dell'alimentazione, tutta una serie di parametri tecnici, anche di usura dei binari, delle ruote, che ovviamente sono assolutamente lontane e dovrebbero e devono essere distinte dalle condizioni di sicurezza e, diciamo, percorribilità invece dei treni turistici, perché è chiaro che un treno turistico che va a 40 all'ora usura i binari in maniera molto, molto più limitata, non può, a volte proprio per come sono le carrozze e le locomotive, che sono storiche, quindi non è soltanto la pregevolezza della tratta, diciamo, a dare l'indicazione che il treno sia turistico, ma proprio perché magari si usa su una tratta ordinaria, su una tratta commerciale, penso, alla Capranica Orte, ad altre, alla Fano Urbino, che sono tratte ancora magari aperte al traffico commerciale, però si usano dei treni che hanno una valenza storica e non è possibile immaginare rimodernarli, penso alle leggi, per esempio, antincendio, no? Per il fumo, ci sono tutta una serie di vincoli che è impossibile applicare su un materiale ferroviario storico. Quindi il grande pregio di questa legge è aver permesso un meccanismo snello di definizioni con parametri, con criteri abbastanza definiti e oggettivi, quelle che sono le tratte storiche, turistiche e il materiale, le locomotive e i vagoni che possono essere definiti turistici, e dall'altra parte, quindi oltre a questa classificazione, dare la possibilità di regolamentare poi con
dei decreti attuativi, delle normative di secondo livello, tutte quelle, come dice, quei parametri, quelle condizioni che permettono in condizioni di sicurezza equivalente a quelle, diciamo, del traffico ordinario, di mettere su rotaia questi vagoni. Questo lo dico perché parlavo prima delle condizioni economiche, secondo cui appunto alle condizioni attuali farsi autorizzare per alcune settimane all'anno, tipicamente insomma quando ci sono, penso diciamo ad alcune iniziative che già sono in essere, penso appunto alla Transiberiana, penso ad altre ferrovie come quella appunto siciliana o altre in Sardegna, che sono ovviamente aperte in certi periodi dell'anno, quindi a poche settimane durante l'anno, nonostante prenotazioni di mesi, e adempie a tutta una serie di adempimenti. Assolvere a questi adempimenti comporta dei costi, proprio perché le normative vigenti valgono per il traffico ordinario, dove c'è una remunerazione del traffico che non ci può essere evidentemente per la parte turistica, per le ferrovie turistiche. C'è poi un'altra differenza fondamentale per garantire la possibilità che anche in Italia si affermi un po' questo fenomeno, ed è il coinvolgimento delle associazioni, che ha ovviamente un peso specifico anche nei costi, come dicevamo prima, che sono anche, diciamo, che sono il freno per portare poi queste iniziative, per far sì che insomma una regione poi investa anche in questo settore. Il coinvolgimento delle associazioni, dei comitati, dei volontari è una delle differenze evidenti tra le iniziative che ci sono in Italia, con una normativa stringente che quindi prevede che i macchinisti siano ancora abilitati con tutte le certificazioni, che siano magari attualmente ancora dipendenti di imprese ferroviarie operanti, quindi tutta una serie di vincoli che in altri paesi sono stati un po' più limitati, e il coinvolgimento quindi di associazioni che poi sono spesso guidate da ex macchinisti, ex appassionati di ferrovie, non ha fatto altro che semplificare in altri paesi diciamo, la promozione di questo settore, e quindi da questo punto di vista la proposta di legge ha anche questo grande vantaggio. Si norma in maniera precisa la possibilità che la società civile venga coinvolta. Quindi oggi, se questa proposta di legge verrà approvata al Senato, come noi speriamo e come noi abbiamo chiesto in maniera molto celere, avremo la possibilità di avere una, diciamo, una regolamentazione molto più snella, molto più molto più agevole, non soltanto per quelle regioni, per quelle iniziative che già erano in essere con grandi difficoltà per dare incentivo al settore, ma soprattutto ci sarà la possibilità per tutta una serie di iniziative ancora forse embrionali o soltanto appunto in fase di bozza, di poter essere poi portate a compimento. Ovviamente la tratta marmifera che avete qui a Carrara ha tutte le condizioni, ha tutte le carte in regola per poter diventare un'iniziativa vincente. Io sto ovviamente concludendo, mi chiedono spesso se ci sono delle difficoltà, quali sono le difficoltà, le resistenze maggiori che si possono incontrare per fare una promozione di una mobilità diversa con le ferrovie turistiche, e come ha già detto Pierpaolo, in realtà l'unica difficoltà è la volontà politica, è lo scoglio maggiore, perché i fondi, le risorse economiche si trovano, prova ne sia appunto che alcune regioni su questo hanno già investito. Pierpaolo ha fatto anche vedere che c'è interesse da parte della Fondazione FS e dei fondi dell'Unione Europea in queste direzioni, quindi da questo punto di vista le resistenze in realtà sono molto molto basse. Dal punto di vista normativo e regolamentare, il Parlamento
ci sta mettendo mani, e nonostante i miglioramenti che potrebbero essere fatti alla proposta di legge, abbiamo chiesto che il Senato non modifichi la legge, perché preferiamo, tra virgolette, averla così e quindi semplificare quelle norme, piuttosto che come dire, allungare un po' con la possibilità che la proposta di legge non vada a buon fine entro la legislatura. Quindi da questo punto di vista ovviamente ci stiamo adoperando affinché le regole siano più, diciamo, facilitino questo settore. Dopodiché veramente l'unico scoglio che rimane è la volontà politica, e da quello che so il gruppo del Movimento 5 Stelle qui a Carrara, con il supporto di vari livelli, noi a livello parlamentare ma anche a livello regionale, ovviamente spingeremo affinché questa iniziativa, che oggi viene presentata soltanto come ipotetica potenziale, sia realizzata, perché abbiamo visto che altrove è possibile, genera un indotto, e negli altri paesi europei questo ha anche un ritorno economico, e insomma tutta l'Unione Europea sta andando in questa direzione, e non si vede per quale ragione il nostro paese, che appunto è ricco di tesori di queste testimonianze, non possa sfruttare questa grande occasione, insomma, che ci viene dalla nostra storia. Grazie. Quindi importante come elemento la volontà politica. Volontà politica che fino ad oggi si è manifestata in direzioni completamente opposte. Mi riferisco ai due punti che sono stati abbattuti in un tracciato per consentire il transito di camion più grandi. Mi riferisco, non per ultimo, all'occupazione del sedime della strada dei marmi da parte, in occasione di una delle ultime alluvioni, relativamente alla frana di Treglia Bassa, l'amministrazione comunale ha pensato bene di intervenire a ripristinare la frana, andando a chiudere una parte del tracciato appunto della ferrovia Marmite. Quindi l'intenzione fino ad oggi è stata proprio quella di impedire il ripristino della ferrovia Marmite. Noi su questo progetto crediamo molto perché vogliamo cambiare quelli che sono i parametri che finora hanno guidato le amministrazioni locali. In questo senso noi intendiamo appunto cambiare volto a questa città. In questo è il nostro obiettivo appunto per la prossima tornata elettorale. A questi punti io direi di guardare un attimino, di guardarci il filmato, che purtroppo è intitolato L'ultima fumata. Noi speriamo che in realtà non sia l'ultima della prima serie, sperando che ci sia una nuova serie, ovviamente una fumata ecologica, non chiaramente una fumata di carbone, che insomma oggi sarebbe indubbiamente poco ecosostenibile, però una nuova vita per la Marmifera. Thank you.
anche la buona dei blocchi di marmo vengono calati dalla cava al foglio, montati su scivo di legno, trattenuti da troppi cavi d'acciaio. Le cariche di marmo raggiungevano un tempo la pianura a mezzo di carri trainati da topi. Alle simili caratteristiche di questi carri risale l'etimologia del nome dato alla città di Carrara, capitale dell'industria del marmo. Thank you.
Finalmente, il 17 maggio 1964, dopo quasi 100 anni dalla sua fondazione, ad opera della nuova direzione, scattò l'operazione smantellamento e annullamento del vecchio impianto ferroviario, reso simulato e improduttivo. Incredibile a dirsi, manda un goccino più avanti. Sembra di assistere a una, chiamiamola tra virgolette, una vendetta della ferrovia Marmifera, visto che da questi locali è partito l'input per lo smantellamento. Adesso abbiamo la decisione. Mi dicono che è il computer che ha dato in tilt. Allora, visto l'inconveniente, la ribellione tra Marmifera e questi locali che l'hanno condannata, diciamo, alla dimissione, abbiamo l'occasione di avere uno dei figli dell'autore, magari se ci viene vuole raccontare brevemente come è nata questa esperienza. Va bene. Visto che il destino vuole. Ma io sono abituato a parlare anche senza. Allora, effettivamente questo film è uno dei più cari della Cineteca Bruno Dell'Amico. Mia sorella avrebbe dovuto essere qui, avrebbe partecipato con enorme interesse, ovviamente non solo alla
proiezione, però per un motivo familiare dovuto andare al Noah. Questo film è un atto d'amore verso la città di Carrara, è un atto d'amore fatto da una persona che non è, non per voler essere, diciamo, ignoro, però mio padre non era un cineoperatore, è stato un valente cineasta negli anni 60 e 70, è uno dei tanti che, se avete visto i titoli di testa, c'è scritto Cineclub Carrara. Cineclub Carrara fu uno dei momenti, visto che tra il vostro programma c'è anche, diciamo, far risalire le azioni della cultura, in quel periodo a Carrara ci fu un numeroso gruppo di cineasti che proprio, diciamo, molto interclassista, c'era il medico, c'era il barbiere, c'era l'operaio, ma tutti uniti dalla passione per il cinema. In questo contesto riuscirono ad organizzare delle rassegne locali, ma anche una rassegna chiamata il Premio Nazionale Città di Carrara con la presidenza del critico Guido Aristano, il direttore della rivista Cinema Nuovo. Vennero a Carrara in quell'occasione Zabattini, altri registi come Gregoretti, insomma furono anni che io ricordo molto volentieri. Mio padre ha lasciato questa cineteca, sono 33 opere e sono rappresentanti la storia di Carrara, 10 sono dedicati agli episodi della resistenza a Massa Carrara. Detto questo, lui fu anche non solo cineasta riconosciuto in varie parti d'Italia, ma fu anche amministratore, tanto per dare a ciascuno il suo. Amministratore dal 56 al 70, cioè assessore sulla urbanistica e della comunità. Allora, questa distruzione della ferrovia marmifera fu una delle cose che lo segnò più pesantemente nella sua attività di amministratore. Diciamo, è riuscito a tacitare questo senso di colpa, riuscendo a realizzare un film che è unico. E voglio ricordare anche lo speaker, Vittorio Bertoloni, che era il presidente del Cineclub Carrara, che poi si è alternato con altri come Piero Gatti e altri più o meno della mia età che si ricorderanno. Arrigo Paita, tra i cineasti che, diciamo, hanno partecipato alle riprese di questo film, Emilio Batteroni e Giuseppe Caglio, che era un operaio della Riga. Dico questo perché merita ricordare questi appassionati, non solo di cinema, ma anche e soprattutto alla storia e alla vita della propria città. Vi dico una cosa poi, Terry. Prima di venire qui ho mandato in Australia a due amici questo manifestino, dove appunto gli ricordavo che sarebbe stata una proiezione del film di Bruno Dell'Amico. Perché in Australia? Perché mio padre è stato anche prigioniero di guerra in Australia. Forse non tutti sanno che 18.000 italiani furono prigionieri di guerra in Australia. Allora io dopo 70 anni ho ritrovato la famiglia con la quale mio padre fece amicizia. Sono andato l'altro agosto e nella fattispecie ho fatto amicizia anche con il direttore di una rivista che si occupa di ferrovie storiche australiane. Perciò mi è sembrato giusto dare una pubblicità a livello internazionale a quello che viene fatto a Carrara. Io sono molto orgoglioso di essere carrarino, che per motivi di lavoro, di amore, sono emigrato a Mazda nel 1980, ma il mio cuore non sta sempre qui. E ritorniamo in occasioni come queste, veramente con la passione per chi. Io devo ringraziare una persona,
che è stato il mio contatto, che mi ha inserito nel gruppo che si chiama Mammifera Ex, Pier Francesco dell'amico, io temo per lui, in quanto mi risulta stato in Turchia, perciò io non vorrei essere lì neanche pagato. Però mi ha detto che rientra domani, questa sembrerebbe una buona notizia. E allora dico, devo ringraziarlo perché mi ha messo al corrente di questa iniziativa che io con passione sosterrò, perché mi sembra, al di là dei facili commenti e diciamo le facili critiche che i carrarini sono tentati di fare in ogni occasione, per cui se non dicono che una cosa non va bene non sono contenti, io dico che il diritto a sognare non ce lo deve togliere nessuno. Penso che se non ci sono domande possiamo chiudere qua. Ovviamente il tavolo della Mammifera Express del Movimento 5 Stelle continuerà con l'impegno sia poi a livello istituzionale in Parlamento che a livello locale. Ovviamente verremo aggiornati sugli sviluppi del disegno di legge che comunque non ci vede, diciamo, direttamente inseriti nell'elenco, però insomma, comunque sia, è un buon inizio per una strada che non sarà breve, però comunque è una strada che oggi effettivamente si apre. Interessante, ricordo che il primo aprile ci sarà un altro evento.